Commentiamo quello che è successo con Nainggolan, con l'Inter, ma secondo me cioè, sono cose all'ordine del giorno, non vedo vede il caponè su queste quisquiglie, cioè che lui fa tardi all'allenamento è la cosa più normale, parliamo comunque di un giocatore che io personalmente ho sempre amato e non avrei mai ceduto, ma io credo che a Roma forse non sia mai venuto in allenamento. In orario, ciò non toglie che poi in campo era sempre migliore in campo, però adesso mi faccio un attimo serio, è giusto che se c'è un regolamento e una squadra e una società seria lo faccia applicare. Se viene detto che al primo ritardo c'è una multa e dopo il terzo c'è la sospensione, così deve essere, perché deve essere un esempio per tutti. Quindi a prescindere dalla battuta che io posso fare, dove se Nainggolan fa tardi, magari fa solo quello, è una persona così. Va preso, tanto Spalletti lo conosceva, non è che è andato a prendere a busta chiusa. È un grande giocatore, secondo me, e lo devi prendere con i suoi pregi e i suoi difetti. Se lo accetti è così, altrimenti non lo prendi. Per esempio, alla Juventus uno così non potrebbe mai stare, ma infatti non l'hanno mai cercato, a dispetto delle voci che poi sono circolate più o meno. Secondo me non l'hanno mai cercato, come non hanno mai cercato Cassano. Perché sono quei caratteri che non ci possono stare in una squadra dove ci stanno delle regole, loro non ci possono stare, è più forte di loro, non ce la fanno. Però detto questo, fa bene l'Inter a tenerlo fuori, fuori rosa per questa partita, quindi si allenerà con la squadra ma non giocherà contro il Napoli, perché è giusto così, perché in un vivere collettivo dove ci sono delle regole, le regole devono rispettare tutti, dal giocatore più forte all'ultima delle seghe. Altrimenti non si va da nessuna parte.